Amici di HD Blog, oggi proviamo l'Xperia M5, uno smartphone che a distanza di qualche mese dall'inizio della sua commercializzazione in alcuni paesi è in arrivo anche in Europa. Ha un processore octa-core, un Helio X10 di MediaTek, 3 GB di memoria RAM, ma soprattutto ha una fotocamera frontale da 13 megapixel con sensore Exmor RS. Andiamo a vedere come si comporta nella nostra recensione. Ed eccolo qui il Sony Xperia M5, un design omnibalance simile a quello di altri device di Sony. Bordi che sono qui realizzati in plastica, ma invece gli spigoli sono in metallo, quindi proteggono maggiormente da urti e cadute. Retro invece in plastica. Nella confezione di vendita, almeno in questa riservata ai giornalisti, abbiamo trovato unicamente un cavo dati USB, micro USB ed un caricabatterie con porta USB da 850 mAh in uscita. Dimensioni che sono di 145 5x72 x 7.6 mm di spessore, 142.5 sono i grammi di peso. Sul lato destro abbiamo il tasto di accensione, spegnimento e blocco, i tasti per la regolazione del volume, tasto per attivare la fotocamera a doppia corsa. Sulla parte inferiore la porta USB con supporto OTG, altoparlante di sistema. Sul lato sinistro invece abbiamo questo sportellino a tenuta a stagna, perché questo device è certificato IP65-68, quindi resistente a polvere e ad immersioni in acqua dolce ad una profondità superiore a 1,5 m per oltre 30 minuti. Dicevo, qui abbiamo i cassettini per la micro SD che va ad espandere i 16 giga di memoria integrata, di cui poco più di 10.5 sono a nostra disposizione. Abbiamo poi lo slot per la SIM che è in formato nano. Sulla parte anteriore abbiamo questa novità, che è una fotocamera da 13 megapixel con sensore Sony Exmor RS, sensore di luminosità e di prossimità, capsula auricolare, microfono principale, quindi non sono due speaker stereo. Sulla parte posteriore invece abbiamo la fotocamera principale, che è da 21.5 megapixel con messa a fuoco ibrida, sempre un sensore Exmor RS, abbia anche la capacità di registrare video in risoluzione massima 4K. La batteria integrata 2600 mAh, che sono sufficienti a portarci a sera con un utilizzo abbastanza intenso. Certo, ci si poteva aspettare magari anche qualcosa in più. Non mancano tuttavia alcune funzionalità di risparmio energetico, tra cui la classica modalità stamina. Possiamo anche attivare un risparmio energetico personalizzato quando la batteria scende sotto una determinata soglia. Per questo device Sony si è affidato a MediaTek per quanto riguarda il processore. Abbiamo infatti un Helio X10, un MT6795, octa-core a 64 bit, Cortex A53 da 2 GHz con una GPU PowerVR G6002 ed abbiamo poi 3 GB di memoria RAM, che consentono al sistema di essere sempre molto fluido e reattivo per quanto riguarda le applicazioni, che vengono aperte con una certa velocità. Per quanto riguarda invece i nostri giochi di riferimento, quelli più pesanti, Asphalt 8 e Real Racing, Asphalt 8 non viene riconosciuto al massimo dettaglio e risulta leggermente scattoso, quindi non abbiamo un frame rate molto elevato, ma è comunque ben giocabile, così come Real Racing 3, dove viene riconosciuto il massimo dettaglio, e anche qui non ci troviamo di fronte ad un frame rate molto elevato. Inoltre, durante sessioni di gaming molto prolungate si tende un po' a surriscaldare questa parte posteriore, quindi nel complesso si tratta comunque di una buona soluzione per quanto riguarda il processore, anche se forse mi aspettavo qualche prestazione in più, soprattutto per quanto riguarda il comparto gaming. Uno dei punti di forza di questo Xperia M5 è sicuramente il display. Abbiamo infatti un pannello IPS da 5 pollici di diagonale con risoluzione Full HD, quindi 1920x1080 pixel, un pannello con tecnologia Mobile Bravia Engine, che possiamo anche disattivare, che va a migliorare proprio la visualizzazione dei colori. È presente tra l'altro anche una modalità che rende ancora più vividi i colori durante la visualizzazione di foto e video. Comunque, nel complesso, questo pannello è davvero di elevata qualità, ha un'ottima visibilità alla luce del sole, angoli di visione davvero molto ampi, anche se ovviamente essendo un IPS i neri tendono leggermente a schiarire ad angolazioni estreme. Sono supportate le reti 3G ed LTE in categoria 4, 150 megabit al secondo per quanto riguarda il download, wifi ABGN con supporto wifi direct, dual band, bluetooth 4.1, abbiamo anche l'NFC. Andiamo a comporre il 190. Mettiamo in viva voce, il volume è al massimo. Benvenuto in Vodafone Relax. Per assistenza sul tuo numero mobile, digita
Allora, la qualità audio tramite lo speaker di sistema è molto buona, ma il volume non è particolarmente elevato. Mi è piaciuta molto invece la qualità tramite la capsula auricolare, molto corposa, rende davvero piacevole le conversazioni. Nessun problema anche per quanto riguarda l'audio percepito dai nostri interlocutori, grazie al sistema di soppressione dei rumori che funziona decisamente bene. Il sistema operativo è Android versione 5.0, speriamo che quanto prima arrivino anche delle versioni successive, in modo particolare Marshmallow. L'interfaccia utente è personalizzata da Sony, una personalizzazione non particolarmente invasiva. Abbiamo la possibilità di andare ad aumentare o diminuire le home screen, arricchirle con widget, sfondi, oppure possiamo personalizzare l'interfaccia con questi temi a nostra disposizione. Questi sono quelli già precaricati, oppure possiamo andarne a scaricare altri tramite il Play Store. Abbiamo poi anche la possibilità di mettere in finestra alcuni widget. Ci sono anche queste piccole applicazioni, come ad esempio il browser web, che possiamo mettere in finestra flottante e muovere liberamente sul display. Per quanto riguarda invece l'app drawer, abbiamo la possibilità di andare a cancellare anche diverse applicazioni che Sony ha già precaricato su questo device, ed abbiamo anche la possibilità di visualizzarle per diversi ordini. Possiamo accedere rapidamente sia al Play Store che a What's News, che è l'applicazione di Sony che ci consente di avere informazioni sugli ultimi prodotti. Abbiamo anche la possibilità di attivare una multiutenza ed abbiamo anche la possibilità nella tendina delle notifiche di andare a personalizzare tutti i vari collegamenti rapidi con queste che sono a nostra disposizione. La navigazione web è stata affidata unicamente a Chrome. Andiamo subito su HDBlog. Questa è la tastiera personalizzata da Sony, molto piacevole e veloce da utilizzare, ha feed sonoro e vibrazione, possibilità di immissione del testo tramite swipe, e possiamo anche andarla a personalizzare per quanto riguarda layout e colore. Andiamo su HDBlog e mettiamo la vista desktop e aspettiamo il caricamento, ma iniziamo già a fare uno scroll a questo livello di zoom. Riadattiamo il sito per visualizzarlo interamente. Abbiamo giusto qualche ritardo per quanto riguarda il render, come potete vedere ogni tanto può capitare di visualizzare per un attimo, non in questo caso. Comunque direi che la navigazione su HDBlog è buona, ma andiamo ovviamente su un sito un po' più pesante, andiamo sul Corriere. Aspettiamo anche in questo caso il caricamento di tutta la pagina, che è molto lunga e ricca di contenuti, aspettiamo che venga del tutto caricata. Ecco, qui iniziano ad uscire i contenuti, effettuiamo già un primo scroll, ma aspettiamo comunque che venga del tutto caricata questa lunghissima pagina. Doppio tap intanto e adattiamo la colonna alla larghezza del display. E anche in questo caso sul Corriere non mi sembra che ci siano assolutamente rallentamenti con lo scroll a questo livello di zoom, pinch in e pinch out, che riescono a seguire fedelmente i nostri movimenti. Effettuiamo anche uno scroll a questo livello di zoom e direi che sicuramente Chrome si comporta bene su questo Xperia M5. Passiamo adesso al comparto fotografico. Come detto, abbiamo una fotocamera posteriore da 21.5 megapixel, una anteriore da 13 megapixel, entrambe hanno un sensore Sony Exmor RS. Sono tante le possibilità offerte per quanto riguarda le impostazioni, le modalità di scatto da questa interfaccia utente di Sony, che è la classica che troviamo anche su altri device. Abbiamo la possibilità di scattare, come in questo caso, delle foto oppure registrare dei video in manuale, quindi andando a regolare diverse impostazioni, oppure possiamo lasciarci tutto al sistema facendo uno scatto completamente in automatico. Abbiamo poi a nostra disposizione tante altre applicazioni, possibilità di registrare video in 4K, effetti di realtà aumentata, effetti creativi. Queste sono quelle che già sono precaricate, altre ovviamente possiamo andarle a scaricare tramite lo store. Ce ne sono davvero tante a nostra disposizione. Sono davvero molto belle le foto scattate con questo Xperia M5, in modo particolare quelle in condizione di illuminazione ottimale, che risultano sempre ben definite. Un po' di rumorosità le ho trovate, l'ho riscontrata solamente nelle zone periferiche, ben bilanciati anche i colori. Queste sono alcune foto che ho scattato in questi giorni, davvero molto belle e dettagliate anche le macro. Anche la fotocamera anteriore riesce a scattare delle belle foto, belli anche i video, risoluzione massima 4K. Quando impostiamo invece il full
HD a 30 frame al secondo possiamo beneficiare anche della stabilizzazione video steady shot. Personalizzati da Sony anche i player multimediali. È presente ovviamente la radio FM stereo con RDS. Tramite musica possiamo andare a gestire i nostri brani musicali, le playlist. Abbiamo anche un equalizzatore grafico con delle curve preimpostate, tecnologia Clear Audio Plus che va a migliorare ulteriormente la qualità del suono, ed è presente anche un sistema surround per quando ascoltiamo la musica tramite cuffie auricolari. Proviamo ad ascoltare anche qualche istante di un brano musicale, mettiamo il volume al massimo. Allora, la qualità audio tramite lo speaker di sistema è sicuramente buona, volume non particolarmente elevato, molto buona invece la qualità audio tramite il jack audio da 3.5 mm. Tramite il player video possiamo andare a riprodurre file in formato MKV, XVID ed AVI. Non viene nativamente riprodotto il DVX. Abbiamo la possibilità di visualizzare file ad una risoluzione massima 4K senza nessun tipo di problema. Non viene invece riprodotta la traccia audio a C3. Il Sony Xperia M5 quindi è in arrivo anche in Europa, si parla di un prezzo di circa 399 euro in Germania, commercializzazione nel corso del mese di febbraio, non abbiamo ancora informazioni ufficiali per quanto riguarda la vendita anche in Italia. Si tratta di un device che arriva sul mercato sicuramente con un po' di mesi di ritardo, ovviamente il prezzo non lo rende particolarmente competitivo, a questo prezzo si trova orientativamente anche un Xperia Z3 che resta ancora un ottimo device, e inoltre anche la concorrenza è molto agguerrita. Ci sono davvero tanti prodotti che con processori di ottima qualità e anche 3 GB di RAM vengono venduti a prezzi decisamente inferiori. Di questo Xperia M5 mi è comunque piaciuta la qualità fotografica, anche la qualità telefonica, ha un display davvero molto bello e ovviamente da non sottovalutare anche l'impermeabilità. Non mi sono piaciute molto le prestazioni per quanto riguarda la batteria, mi aspettavo qualche cosina in più, ed anche il processore ovviamente ha degli alti e bassi in modo particolare per quanto riguarda il gaming e tende anche un po' a scaldare. Per maggiori informazioni e per vedere anche le foto e i video che ho registrato e scattato in questi giorni con questo Xperia M5, vi invito a leggere la recensione completa che è online da pochi minuti sulle pagine di HD Blog.